Ciao bello. Dopo però. Ho rotto il marrone. Il per tutta l'estate sono il Puccino Pio. Ciao, il Puccino Pio. 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 Va bene, va bene. Beh sì ragazzi. Ciao, quando Puccino. Penserete all'estate 2012 cosa vi ricorderete? Purtroppo il Puccino del Pio. Del Puccino Pio. Perché io ce l'ho messa nel di dietro a tutti i cantanti. Sì, ma adesso e dico tutti, gente che è stata lì mesi e mesi per cercare il tormentone dell'estate, sì, sì, senza sapere che un pulcino li avrebbe asfaltati. Purtroppo è in meno. Particolare Biagio Antonacci con La Signora No. Una canzone che parla di una signora che stava sotto al tavolo mentre Biagio Antonacci mangiava la pizza. E lui le diceva, no signora no, se c'ero io al posto di Biagio Antonacci. No, 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 no. Ciao Ferrari, qui nel pollaio dicono che sei un nostro simile. Cioè? Perché quando cammini da dietro sembri un tacchino. A proposito Ferrari, sai qual è stata la prima parola che ho detto quando sono nato? Sentiamo, sono curioso. Pio Pio, sarà Pio Pio, Ma tu sei nato in un pollaio? No, sono nato nel frigorifero di un signore di Pavia che c'erano scadute le uova. Ferrari, DJ Angelo. Sì? Anche voi siete nati da un uovo? No, te lo spieghiamo un'altra volta, dai. Va bene. Comunque guarda che il gallacedrone quando siamo nel pollaio molto spesso mi fa vedere il film di Maurizio Paradiso. Ah sì? Per cui so tutto. Ah, sai di tutto. Quando ti vuoi Maurizio Paradiso le guardo tutto tranne che il viso. Sono il Puccino Pio, 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 il Puccino Pio. Basta, basta. Poi ragazzi è arrivato il momento di guardare la classifica. Certo, sono curioso. Ferrari, dimmi. Guarda tu che porti bene. Allora aspetta un secondo che controllo, aspetta. Purtroppo sei sceso ancora, Pulcino, mi spiace, sai. Oh cazzo! Ragazzi, ho capito cosa ci vuole. Cosa ci vuole? Devo fare una versione da discoteca del Pulcino Pio. Bravo, bravo! Prendo il mio Pio Phone e chiamo DJ Fargetta. Più bravo, numero uno. Ciao Mario! Chi è? Sono il Pulcino Pio! Chi? Il Pulcino Pio! Ah, ti hanno dato. Senti, come Pio. Ciao Mario, senti, siccome il mio pezzo inizia a stancare la mia canzone, mi dovresti fare la versione dance. Un remix. Ah, ti... lo so, Ma mi sa che quel pezzo va bene così, perché l'hanno ballato, non lo so in quanti l'hanno ballato, ma è una versione dance, no, non lo ma so. Pensa che bello, Get Far versus Pulcino Pio, ma... spacchiamo in tutta Europa. Mica tanto. Va bene, mandami le voci allora. Però non lo voglio come quello di Loredana Bertè, io lo voglio fatto bene, capito? Se tacchiappo, se tacchiappo. Senti Mario, Mario, un'ultima cosa, io sono un pulcino, e non ho capito come fate voi uomini a procreare. Beh, tu me lo puoi spiegare perché mi hanno detto che negli anni 90 eri il capo. Sì, beh, devi crescere un po', poi lo capirei da solo come infatti, si fa. Bravo, bravo. Negli anni 90 Mario Fargetta portava via le fighe con la carretta. Sono il Puccino Pio, 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 il Puccino Pio. Negli anni 90, Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao, ciao. Vengo oggi in studio, Ciao, Pio Pio. Va bene, ciao. Ok. Ciao. È maledizio anche, dai. Ciao belli.